sono arrivate le formazioni ufficiali per questo Lazio-Genoa, ricordo fischio d'inizio alle ore 20:45, non ci sono sostanziali novità rispetto a quanto abbiamo detto negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore. Dunque la Lazio si schiera con il 4-3-3 con Provedel in porta e poi in difesa i quattro sono Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Per quanto riguarda i tre di centrocampo troviamo Camada, Cataldi e Luis Alberto, in attacco Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Intanto saluto gli amici in diretta Instagram. Per quanto riguarda la panchina, Sarri, Porta, Urlanetto, Sepe, Gila, Isai, Patrick, Pellegrini, Basic, Rovella, Vecino, Castellanos, Isaksen, Sana e Fernandes insieme ad Adamonis. Il Genoa risponde con l'albero di Natale, come vi abbiamo annunciato, con il 4-3-2-1, Martinez in porta, poi Sabelli, Bani, Dragusin e Vasquez. A centrocampo i tre sono Strootman, Badel e Frendrup, i due a sostegno di Retegui sono Malinowski e Gudmundsson. A disposizione ci sono le ali Sommariva, Biraschi, De Winter, Efti, Martin, Torsby, Jagiello, Aramu, Ekuban, Puskas e Fini. Subito una notazione: in panchina vanno sia Martin che Torsby, come dire, gli ultimi due arrivi di mercato insieme a Retegui, che per questa partita non cominceranno all'inizio. Dunque per quanto riguarda la Lazio, difesa a 4 con Lazzari a destra e Marusic a sinistra, coppia d'attacco Casale e Romagnoli. Vedremo cosa combineranno i giocatori del Genoa per quanto riguarda l'attacco. A centrocampo grandissimi i duelli con Camada, Cataldi e Luis Alberto, dall'altra parte Strootman, Badel e Frendrup. In attacco trio molto valido per quanto riguarda la formazione biancoceleste, con Immobile punta centrale e ai suoi lati da una parte Felipe Anderson e Zaccagni. Il Genoa risponde con Martinez tra i pali e poi difesa a 4 con Sabelli a destra e Vasquez a sinistra. Sabelli che ha vinto il ballottaggio con Efti e Vasquez che ha vinto il ballottaggio con Martin. I due centrali di difesa sono Bani e Dragusin, dunque confermati. A centrocampo il rientrante Strootman dopo il turno di squalifica, confermato in posizione di playmaker Badel, al suo fianco a far legna Morten Frendrup e poi Malinowski dal primo minuto insieme a Gudmundsson a sostegno di Retegui, unica punta. Dunque vedremo come riusciranno a duettare i due alle spalle di Retegui e poi grande curiosità per vedere i duelli con Casale e Romagnoli. Grandi duelli dunque in tutte le parti del campo. Un Genoa che all'inizio rinuncia ad alcuni titolari della partita con la Fiorentina, un Gilardino che dunque prova a optare per qualche novità sia a livello di uomini che a livello di modulo. È tutto per quanto riguarda le formazioni. Fischio d'inizio alle ore 20:45, arbitrerà Marinelli. Noi naturalmente ci sentiamo alla fine della partita per un ampio commento di questo Lazio-Genoa che promette davvero tanto. Buona partita a tutti, ci sentiamo al termine dallo Stadio Olimpico. Ciao!